Architetto Viganò, dal suo punto di vista, di quali aspetti bisogna tener conto quando si realizzano edifici alti in una città? Ma a me sembra importante immaginare che le torri facciano parte, siano un materiale importante nella costruzione della città, e quindi mi interessa capire come una torre, un insieme di torri, un gruppo di torri può essere parte, per esempio, della costruzione di un tessuto urbano, o può addirittura consentirci di ragionare del palinsesto urbano, del palinsesto della città, della stratificazione della città. E le torri si aggiungono come elementi che tengono conto del fatto che esistono altre cose e si inseriscono e contribuiscono con una varietà anche tipologica che può essere in molti casi interessante. I due esempi dei quali ho parlato, il primo ad Anversa, un grande quartiere per circa 3.000 abitanti che conclude il centro della città, ecco, in questo caso gli edifici alti compongono un tessuto dentro al quale poi si ragiona per esempio di micro panorami o di grandi panorami che sono i grandi paesaggi, come per esempio quello del fiume che si apre naturalmente per gli appartamenti che avranno quella vista, ma è importante negli edifici alti considerare la qualità a tutti i piani e quindi l'attacco a terra, la costruzione di un rapporto interessante con lo spazio aperto, quindi logge, spazi di transizione tra l'interno e l'esterno, la possibilità di guardare qualcosa di interessante, quindi gli spazi verdi, i giardini che sono all'interno di questi isolati, ecco, sono un elemento fondamentale della qualità anche per chi abita l'edificio alto, che evidentemente non è fatto solo di appartamenti ai piani alti, ma che deve riuscire a dare una qualità estesa a tutto l'edificio. Il secondo esempio è quello della città di Danzica, un progetto che in questo caso ha fatto parte di una selezione di alcuni progetti per quest'area, l'area dei cantieri della città di Danzica, quindi un'area anche simbolicamente molto importante per la città, laddove Solidarnosc si è formata, vicino al museo oggi dedicato a Solidarnosc. Il punto interessante era che la densità elevata che veniva richiesta d'accordo tra la città di Danzica e i nuovi proprietari dell'area induceva a immaginare edifici alti, ma edifici alti che devono trovare una relazione molto fluida, molto stretta con questo tessuto di edifici industriali che dovrà essere mantenuto perché appunto un'eredità culturale fondamentale per la città di Danzica. Allora, l'interesse di costruire questo paesaggio ibrido, nel quale gli edifici industriali vengono anch'essi ripresi da nuove idee, vengono riabitati, vengono riutilizzati, perché non è semplice riabitare edifici di quel genere, di quelle dimensioni, e questo è un tessuto, e vicino a questo il plinto, l'abbiamo così chiamato, nel quale gli edifici alti costruiscono un altro paesaggio, ma in dialogo e connesso al paesaggio, diciamo, dell'eredità culturale. Ecco, questi due paesaggi, il plinto e il tessuto, dialogano insieme e hanno questo grande spazio pubblico verso l'acqua che diventa la continuazione della passeggiata che esce dal centro antico e ricostruito di Danzica e che arriva fino ai cantieri. Io credo che questa idea di lavorare con edifici alti ragionando del palinsesto urbano, non pensandoli in opposizione al palinsesto, ma pensando che possano aggiungere un ulteriore strato anche dal punto di vista dei punti di vista che offre l'edificio alto, sia un tema interessante che non del tutto esplorato. Abbiamo ancora la tendenza di immaginare l'edificio alto come un edificio unico, solo, solitario, mentre invece il plinto, per esempio, costruisce questa idea di un basamento pubblico accessibile, ricco anche di funzioni diverse, peraltro poi che diventa anche uno spazio verde, e quindi le torri in questo caso diventano un pezzo di città in dialogo con la parte dei cantieri ripensata e riutilizzata. Beh, Milano ad esempio è successo, cioè c'è un legame o sono aree slegate? A Milano sta succedendo qualcosa del genere, anche se non siamo ancora davvero in una relazione fine con il palinsesto urbano, è sempre in qualche modo la giusta posizione di pezzi che provengono da idee differenti, che sono collocati proprio giustapposti accanto a tessuti, per esempio, della città ottocentesca, è il caso, non so, di City Life. No, credo che ci sia ancora molto da fare nell'idea di costruzione di questi ibridi spazi capaci veramente di integrare forme nuove, recenti, e invece la stratificazione in corso. È un buon esempio di integrazione invece dove si può trovare?
Sì, forse c'è un esempio interessante di integrazione, sembrerà strano, ma io credo la città che meglio è riuscita a costruire tessuti e parti di città alte è Hong Kong. A Hong Kong noi riconosciamo al piano terra la vecchia città mercantile cinese e ancora riconosciamo le proporzioni, le dimensioni di quegli spazi. Saliamo e riconosciamo chiaramente la città della colonizzazione britannica. Saliamo e troviamo i grattacieli e poi tutto questo è tenuto da spazi pubblici a tutti i livelli, a livello terra ma anche a livelli sopraelevati. Ecco, Hong Kong è sicuramente una città palinsesto, stratificata, nei quali gli edifici alti sono riusciti a costruire nuovi spazi urbani, ma non disconnessi dal resto, non giustapposti al resto, ma che alla fine hanno creato una città nuova, diversa.